Allora, a che punto siamo? Oggi prepariamo il minestrone di patate, fagioli e verdure, abbondante. E poi faremo dall'altra parte, faremo 150 panini divisi tra islamici e non islamici. Un giorno mi trovavo a passare per una stazione, un povero mi ha chiesto un panino, io mi sono fermato ad ascoltarlo e ho capito che insieme a lui c'erano tanti altri poveri, quindi ho scoperto tutto un mondo di poveri che gravitano intorno alle stazioni e dormono all'aperto, nel senso che sono tutti senza fissa dimora. E allora, tornando a casa, mi è venuto un po' di crisi di coscienza, ho detto ma mi posso limitare a fare un panino, e ho cominciato a fare i 10, 20, 30 panini, coinvolgendo però subito alcuni amici che stanno nello stesso palazzo. Tanto erano diventati circa 80-90 persone, questi che aspettavano la cena la sera. È venuta l'inverno, mi hanno detto ma solo i panini ci porti, perché non fai un piatto caldo? E allora si è cominciato a fare anche il piatto caldo, quindi facciamo o la minestra o la pasta per tutte queste persone. A questo punto la mia cucina di casa non era più sufficiente, allora ho dovuto cercare un altro posto dove potessi cucinare per tanta gente. Qui si preparano i panini e la macedonia di frutta. Oggi abbiamo 12 scout ospiti che ci danno una mano. Sono dai 20 alle 30 persone che vengono ogni giorno per cucinare. Sono sempre diverse le persone, mai le stesse. I volontari in tutto saranno 300-400. La nostra associazione da allora si è chiamata Roma Amor, che vuol dire Roma amore da una parte e dall'altra. E cerchiamo di coinvolgere il più possibile di persone, perché si viva un poco di più qui a Roma il senso dell'ospitalità e dell'aiuto a chi è in difficoltà. Facciamo circa 800 pasti a settimana completi, perché facciamo queste due stazioni 4 giorni a settimana, quindi di solito facciamo intorno ai 200 pasti a sera. Noi abbiamo una specie di accordo con una catena di supermercati che ci dà settimanalmente circa 2500 euro di viveri in scadenza. Tutta questa roba qua ci è stata data sabato, vedi? Sono tutte queste cose qua, più da quest'altra parte un po' di roba. Una volta al mese allora il banco alimentare ci dà un po' di pasta, di riso e cose di questo genere. L'altro giorno arriva questa telefonata a casa, dice questa è la segreteria del Presidente della Repubblica. E io ho detto ma scusi, lei che cosa vuole da me? Ho detto no, perché gli è stata assegnata l'onorificenza di commendatore alla Repubblica. Ho detto scusi, ma lei perché mi piglia in giro? Non scherzi. Ma sta male. Dice no, io non sto scherzando. È un riconoscimento per tutti e per l'attività che io difatti dico, non sono io commendatore, siamo tutti commendatori questo del gruppo, no? E poi è anche bello che venga messo in risalto questo senso di solidarietà nei riguardi dei poveri, no? Ah, 90 anni, mamma mia, 90 anni comincia a sentirsi il peso dell'età. È futuro, ho un po' di dolori, quindi allora sto perdendo anche un po' con la memoria e allora sono un pochino in difficoltà, però sempre pieno di buona volontà.